domenica si fa la pizza. Lore? Lardo. Lardo. Birra ne abbiamo? Birra, sì. Sì? Vuole un attimo. Dai, adesso andiamo. La facciamo noi, stavolta. Dai, la facciamo. Tiene. Tiene. Disinfettiamo il fermentatore in maniera molto virile. Santotto! Vado? Butti! 40 minuti. 40 minuti dopo, via! Strizzare bene. Come ustionarsi. Ah. Qua, per il momento qua. Estratto di malto liquido. Adesso bagnomaria così si sciogliono. Che bello. 2 litri. Quasi prebollito. Aggiungo oltre al malto l'estratto di malto, estratto di frumento maltato, mezzo chile. Prima gettata di luppolo, 60 minuti, Pearl e Azzacca come varietà. Quando mancano 15 minuti. Seconda gettata di luppolo, sempre stesse varietà, una ventina di grammi, Aurora e Pearl. Zucchero candito bianco, mezzo chilo, lo facciamo sciogliere in un po' d'acqua. Luppolo. Ora a cotto. Spremutiamo il luppolo anche qua. Zucchero dentro il mosto. Mescola, mescola, tanto poi. Voilà. Adesso l'operazione più delicata della giornata. Via. A travasare. Cinque litri! Dieci litri! Dodici litri! Raffreddiamo, raffreddiamo! Acqua ghiacciata! Piano, piano, non facciamo danni! Uno. 26. La temperatura deve scendere fino a 24 gradi circa. Noi abbiamo accrocchiato con un espediente brutale. Ottimo. Misuriamo la densità. Quindi tiriamo giù un po' di mosto. 1043. Un pochino di luppolo per il dry hopping che rimarrà dentro fino al primo travaso. E lievito. Ah, non è un cappuccino quello? Sembra, anche la tazza può ingannare. Lievito e zucchero. Sì, un goccino di zucchero giusto per fare lo starter. E poi sono 15 grammi totali di lievito. Belgian Saison. Mettiamo dell'alcol a 96 gradi. Che farà da antibatterico. Quindi chiudiamo la camera di fermentazione. Il gatto dentro? No, il gatto fuori. Ma controlla tutto, Ciao. Bene, ci siamo trasferiti nella mia cantina. Birra che ha fermentato, come vedete questa è la schiuma della fermentazione che è rimasta attaccata al fermentatore. Abbiamo tolto il gorgogliatore, collegato il primo fermentatore a un secondo fermentatore e messo il gorgogliatore sul secondo, quindi adesso travasiamo. Permesso. Siamo in cantina del Barone Birra. La birra è pronta, dobbiamo solo imbottigliarla. Sciacquiamo la bottiglia. Grazie d'arte.
sovrintendere. Estrosio. Chiudi. Giri. La prima è andata. Ci bastavano le bottiglie, quindi abbiamo dovuto aprirne un altro paio perché non basta. Sono sacrifici che vanno fatti. Cioè, per tutta la birra che mettiamo dentro qualcuno la dobbiamo liberare, eh? Peccato. Buona, buona, bravo. Questa è più buona. Questa, è più buona. Questa sarà ancora più buona, però questa è più buona. Ed eccole qua, sono 40 bottiglie e aspettano ancora due mesi prima di essere assaggiati. Sì, tanto tagliamo, facciamo l'effetto che sono già pieni, siamo primi, non è che dura 6 ore sto vino. Già! Sarà troppo il tutto e vi sarete già rotti con gli altri. Ma sì, spegni, eh.